Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Questo è un video, una sorta di video speciale. Innanzitutto auguri, vi auguro un felice 2016 perché ormai il 2015 sta per finire e quindi per inaugurare questo passaggio d'anno, al posto che fare come l'anno scorso in cui vi ho proposto semplicemente un video riassuntivo di tutto l'anno, che sono sempre cose un po' noiose, ho trovato sul mio Mac una vecchissima cartella dove contenevo i commenti più assurdi che mi erano stati fatti. Così li ho presi, ne ho presi altri. Ed è uscito questo video, i commenti più assurdi e divertenti che mi hanno fatto nel 2015. Ok, prima c'è da fare una confessione. Questo format, in generale questo video, non ho problemi a dirlo, sarà letteralmente copiato dai format di Ultralem. Per chi non lo sapesse, Ultralem è uno youtuber che a me fa impazzire e che è stato praticamente lui che ha iniziato su YouTube questa serie dei commenti assurdi. Proprio il mio video sarà anche molto simile come struttura perché semplicemente la sua struttura è perfetta e quindi ho deciso di adottarla. Comunque vi lascio in descrizione anche la playlist sua, andatela a vedere perché fa morire da ridere. Al 23° posto uno scienziato mi scrive: "Hai WhatsApp?" "Sì, ma il mio numero di cellulare non lo do ai miei iscritti." "Ti do il mio e mi mandi un messaggio con WhatsApp." "Se ti scrivo, ti compare lo stesso il mio numero di WhatsApp. Non è che non te lo voglio dare spontaneamente, non te lo voglio dare nella vita proprio." Al 22° posto Fonzi mi scrive: "Perdente." "Cosa?" "Vai a zappare la vigna." Ottimo consiglio, direi." "Tranquillo, volevo solo che rispondessi, sei un mito." Modo curioso di attirare l'attenzione." "Guarda, lo terrò a mente quando ci devo provare con una ragazza. Poi se mi arriva una centra in faccia sono affari suoi." Al 21° posto un fanboy un po' troppo convinto mi scrive: "Tu, caro amante della Apple, devi andare in un solo posto, carino carino, al degrado, tu e quel c***o sfigato di Tim Cook. La Apple non fa prodotti sensati e semplici, ma fa solo c***o, poco funzionali e il jailbreak è utile quanto il climatizzatore nel Polo Nord." Wow, metafore proprio di Dante. "La Apple sai perché produce tanto? Perché vuole soldi, solo quelli vuole." "È un'azienda, cosa vuole? Le mucche." "E sai perché tu compri quella roba lì? Perché sei un co***one. Sei un co***one a spendere 1000 euro solo per un telefono che ha una batteria di un Motorola Dynatac 8000X, anzi quello durava anche di più. Spendi altri milioni di euro per un cazzo di Mac che ha una grafica del Game Boy classico e altri miliardoni per un tablet che è almeno l'unica cosa decente che fanno. Vista iPad però, apprezzalo, ti ho detto che sei decente. Fai una sola cosa, se vuoi essere ancora amico dell'Apple, fai una cosa, digli di migliorare." Adesso, caspita, ce l'avevo il numero di Tim Cook, poi non lo trovo più, adesso provo a chiamarlo, Ma il bello è che sotto questo commento sfogo c'è uno che scrive: "Dillo a Windows Phone, ma va va." Quello mi ha fatto morire dal ridere. Al 20° posto un avvocato mi scrive: "Bimbo viziato pieno di prodotti che costano migliaia di euro, comprati dai genitori. Complimenti." Al 19° posto un ragazzo un po' troppo thug life mi scrive: "Andrea, mi fai un favore? Ciao, in cosa posso esserti utile? Me lo fai? Cosa? Andre, mi devi dire un sì o un no. Su cosa? Doping. Cosa? Sì, hai letto bene. E quindi? Dalla mia foto profilo. Non sto capendo niente. Visto che sei del 99 e che mi sono coscritto, mi consigli di prendere il doping?" "Ma cosa cavolo me lo chiedi a fare che ti sei già sparato abbastanza ganja che stenderebbe anche Bob Marley?" Al 18° posto il commissario Winchester dei Simpson mi scrive: "Ciao, riusciresti a fare un video spiegando come scaricare VShare con iPhone col jailbreak?" "Ciao, non posso fare quello che mi chiedi, non supporto la pirateria." "Ah, ok, non mi sembra che il jailbreak sia legale, comunque tu ne fai di video." "Il jailbreak è legale al 100%, lo spiego in questo video." "Non penso proprio, siccome annulla le garanzie Apple e il supporto tecnico. Sarà mia premura informarmi al riguardo e nel caso segnalare i tuoi video a YouTube." "Se lo dici tu." Al 17° posto il classico italiano medio che interpreta la legge piuttosto che seguirla mi scrive: "La pirateria è una cosa bellissima, anche se io preferisco chiamarla cultura libera." Certo, allora già che ci siamo, l'omicidio diventa esperimenti sulla vita delle persone che però finiscono sempre male, così a caso. Al 16° posto un viaggiatore nel tempo mi scrive: "Farai il fattorino alla Apple se ti va bene." "Complimenti, secondo me sai meno di quanto sembra." Non capisco se è un insulto o un complimento, cioè sembra, poi cambia. Boh, nel dubbio grazie. Al 15° posto uno studioso delle membra umane mi scrive: "Ciao, ciao, in cosa posso aiutarti? Come va? Punto di domanda, punto di domanda." "Bene, grazie."
Mi fa piacere. Che fai? Punto di domanda, 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 punto di domanda. Ciao. Hey, ciao. Sembra il video dell'arancia rompicoglioni, è uguale. Dato che mi tratti così, perché dovrei vedere i tuoi video? Puoi anche essere bravo a fare video, ma che carattere? Punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda. Ma stavi facendo un'affermazione? Mi dispiace, ma in questo profilo rispondo solo e esclusivamente a utenti che hanno problemi o curiosità sul mondo della tecnologia. Non è per cattiveria, ma è semplicemente perché altrimenti non potrei rispondere a tutti. Punto di domanda? A ridaglie? Tutte scuse, pensala come vuoi. Certo, allora avrai un account in cui rispondi. Io sto solo dicendo che non sono disposto, per motivi di tempo, a iniziare una chat con i miei iscritti che non riguardi problemi o dubbi su argomenti tecnologici. Ecco, siete in 25.000 ai tempi. Non posso rispondere a tutti se non limitiamo gli argomenti. Bah! Se hai un problema te lo risolvo volentieri, ma non ho il tempo fisico per le chat amichevoli. Se, non è per questo, sei così di carattere. Potevi avere un fan in più, mai visto un tuo video. E allora come hai fatto a conoscermi? Al 14° posto uno che si dimentica qualche pezzo mi scrive: se per caso vorresti contattarmi, fallo via WhatsApp, senza rispondere alla mail, per favore. A parte il congiuntivo che se n'è proprio andato a farsi benedire, mi chiede di contattarlo ad un numero WhatsApp via mail senza darmi alcun numero. La logica è un commestibile, si mangia, non serve ad altro. Al 13° posto il salvatore del mondo mi scrive: ciao Andrea, c'è un modo per far resuscitare il mio iPod 2G? Ciao, cosa intendi con resuscitare? Cosa gli è successo? Posso installare una custom ROM? Le custom ROM sono di Android. Al 12° posto uno che ha un pochino frainteso il contesto mi chiede: ciao Andrea, potresti fare un video con qualche app buona per la cardboard? Ciao, anche io ho cardboard, se volete posso farci qualche video. Dammi del tu. Cioè lui pensava che io, quando ho scritto se volete, mi riferivo a tutti gli iscritti, lui invece pensava che io stessi dando del voi a lui. Wow. All'11° posto un utente che si trova un po' nel posto sbagliato: se puoi fare un video dove consigli e analizzi Yosemite, perché sono molto indeciso se aggiornare il MacBook Air 2013. Avevo provato appena uscito Yosemite a metterlo sul mio MacBook Pro Intel Core 7 2 7 7 GHz, ma purtroppo ho notato un rallentamento drastico. Oggi Yosemite aggiornato vale la pena metterlo, migliora o peggiora? Ragazzi, se anche voi siete interessati, pollici in su, così Black G che risponde: è una mail in privato, non esistono i pollici in su. Al 10° posto il creatore di una nuova lingua che non so da dove cacchio spunti fuori mi scrive: non sa fare in schifo in recensione. Al 9° posto un programmatore del mondo mi scrive: ehi Andrea, rispun per favor, ti posso fare una domanda? Che c***o è Cydia? È un'app o un gioco per Android o per Finestrephone? Finestrephone. Finestrephone. Mentre nel retro abbiamo un po' di porte, visto che il sistema operativo si chiama Finestre. Sempre per citare il mitico Alan, scusatemi ma qui ci stava troppo. All'8° posto la mia prof di grammatica, a quanto pare, mi scrive: la qualità del video è eccezionale, ma il jarbrack nada? Al 7° posto un dietologo mi scrive: sai che ho fatto la procedura alla lettera con il secondo step di copiare il file ISO sulla chiavetta, non l'ha riconosciuta come file ISO. Esco a mangiarmi un gelato, devo distrarmi un po' per poi riprovarci, come nei temi di scuola. Caspita, se avessi dovuto mangiarmi un gelato ogni volta prima di programmare, probabilmente adesso sarei diventato bombolo. Al 6° posto abbiamo una risposta da parte di un altro viaggiatore del tempo, questa però ve la devo un po' spiegare. Allora, precisamente 577 giorni fa, quindi ricordo che era più o meno il periodo dove a breve ci sarebbe stato l'evento in cui Apple avrebbe presentato il nuovo iOS 8 e l'iPhone 6 non esisteva ancora, l'ultimo ai tempi era il 5S, io e Andrea Cervone ci stavamo divertendo su Twitter a scambiarci quelle classiche immagini troll. Lo sapete, tutti noi abbiamo o abbiamo sempre avuto quell'amico del cugino, della sorella, che ha sempre avuto qualcosa in più del nostro amico che volevamo far rosicare pesantemente. Prima, quando eravamo piccoli, questi mistici cugini avevano sempre i 5 pezzi di Exodia. Poi, crescendo, si sono evoluti, sono passati ad avere robe tipo la PlayStation 10. Ora, magari, quando siamo un po' più grandicelli, sono quelli che promettono sempre di portare alle feste le loro classiche amiche ma poi, guarda caso, all'ultimo non si fanno mai vedere. E quindi noi appunto stavamo prendendo in giro questo fatto dell'amico del cugino, scambiandoci questi messaggi. E quindi, per esempio, io gli mando questa immagine con raffigurante questo bambino con scritto: avevo l'iPhone 6 con iOS 8, ma mi è caduto e l'ho dovuto rispedire a Apple, classica scusa. Oppure lui che mi scrive: un amico di un amico della cugina di mio amico aveva iPhone 6 con iOS 8, ma adesso l'ha perso. Un giorno fa, quindi un gap di 570 giorni,
un tizio mi scrive: è così strano avere un iPhone 6 con iOS 8? Adesso no, ma ai tempi non esisteva, sì. Che poi come ha fatto a trovare questi tweet vecchissimi, boh. Al quinto posto un furbo mascalzone non scrive direttamente a me, ma scrive a Matteo CP1965, che è un mio amico che saluto tanto, ciao Matteo, che mi dà una mano un pochino a gestire tutti i messaggi, spesso sulla pagina Facebook risponde lui. Bene, questo tizio, non Matteo, l'altro, quello che gli ha scritto, ha pensato un astuto stratagemma per prendersi il mio numero di telefono. Che cosa ha fatto? Gli ha scritto in privato su Instagram a quanto pare, poi ringrazio Matteo che mi ha mandato gli screen: ciao, scusa il disturbo, sono un vecchio compagno di Andrea Bentivegna, non è che tu hai il suo numero, siccome ho cambiato telefono e ho perso tutti i numeri? E lui, giustamente, Matteo, risponde: prima chiedo il suo consenso, se approva ti mando il suo numero. Nome e cognome reale, che ovviamente ho censurato, ero all'asilo con lui, digli di guardare la foto. Matte in effetti poi mi scrive e io avevo anche un po' di paura perché pensavo di fare la classica figuraccia di non riconoscerlo, però io poi il nome e cognome non mi dicevano niente. Poi peccato che non ho gli screen della seconda parte, ma io vi giuro che è la parte più divertente. Gli ho chiesto: Matte, a questo punto chiedigli in che asilo è andato, se combacia col mio allora vorrà dire che era veramente un compagno di asilo. Lui ovviamente non era un compagno di asilo, era un trucco, però anziché magari dire ok mi arrendo, mi avete sgamato, no, aveva continuato, perché si era inventato il nome di un asilo e il nome era Baby World. Ha scritto: andavamo all'asilo Baby World. Cioè, ma inventati almeno un nome plausibile. Che cacchio di nome è Baby World per un asilo? Peccato che appunto non posso farvi vedere lo screen perché è andato perso. Al quarto posto un analista astuto sotto il video unboxing dell'iPhone 6S, che ricordo pubblicai praticamente il day one, il giorno dell'uscita del 6S, mi scrive: se aspettavi un altro po' usciva il 7, oramai si sanno a memoria queste cose. Caspita fratello, si sanno a memoria sì, cioè tu sei troppo avanti, troppo giusto, potremmo darti in mano l'economia mondiale, che il mondo migliorerebbe con le tue previsioni e cose che si sanno a memoria. Al terzo posto uno che ha le idee vagamente confuse mi scrive: ma perché cavolo hai un iPhone 6S e usi il software tipo di Windows o quello che è e non usi iOS? Senza polemica, volevo solo capire. Cioè, ma è come dire frasi a caso: perché c'è un gatto nella lavatrice che si sta lavando i denti col Vetril e un aspirapolvere con batteria a litio? Questa forse era anche peggiore però, eh. Al secondo posto questa ve la devo davvero spiegare. Allora, immaginatevi la scena: io stavo usando il mio iPhone, stavo facendo gli affari miei e mi arriva una notifica di YouTube con questo commento: di quanti centimetri è la circonferenza del tuo P? E poi si è interrotto il commento, perché YouTube, se il commento è troppo lungo, nella notifica ti fa vedere solo una parte. Però mi rivolgo soprattutto ai maschietti: leggendo il commento croppato solo alla P, voi cosa andate a pensare? Io pensavo a quella roba lì, perché visti i commenti di prima non mi sorprenderei neanche tanto se ci fosse un pazzo che mi fa una domanda del genere, e avete capito perfettamente a cosa sto pensando, non costringetemi a dirlo in modo esplicito. Immaginatevi la mia faccia, io comincio a leggere il commento: di quanti centimetri è la circonferenza e stavo pensando: ma che cacchio ha scritto questo? Clicco sul commento per vederlo completo e il commento era questo: voleva prendere un Apple Watch e sapere la circonferenza del polso. Ora non mi andate a dire che vado a pensare le cose strane, perché tutti voi lo avrete pensato, tutti voi, quindi apprezzate almeno la mia onestà intellettuale. Però quando ho letto il commento completo sono scoppiata a ridere, perché ho detto: sono un deficiente io, già che andavo a pensare al peggio. E signori, siamo arrivati alla prima posizione, il premio ufficiale del commento più imbecille sul mio canale quest'anno 2015. Lo vince uno scienziato mancato che mi scrive, questa è proprio è da gustare, prendete popcorn, budini e gustatevela: classico esempio di tecnologite, una malattia asintomatica che porta al compulsivo acquisto di tutta la tecnologia, molto difficile da riconoscere. L'eziologia è sconosciuta, ma nei ragazzini 16-18 anni si manifesta con una compiacenza dei genitori. La gravità si misura in numero di dispositivi posseduti, se si superano i 10 tra tel, monitor, iPad e aggeggi vari, porta a problemi agli occhi e problematiche psicologiche, danni da campi EMG che influiscono su crescita, sessualità e lobo temporale. Auguri. Cioè, ma come fai solo a pensare a una puttanata, passatemi il termine, del genere? È una cosa scandalosa, proprio ritirati, non fare la scienza, fai qualsiasi altra materia.
Quindi ragazzi, io spero che questo video dei commenti più assurdi vi sia piaciuto. Siccome erano tanti, non voglio che il video duri troppo, sarò molto breve. Io ragazzi vi volevo veramente ringraziare come ogni anno per tutto il supporto che mi state dando e vi assicuro che passeremo un 2016 ancora più forti di prima. E quindi per adesso non mi resta che augurarvi un felice anno nuovo, buone feste ancora e noi ci vediamo al prossimo video.